parlo di Agostino De Marco di Forza Italia. Insomma, adesso non facciamo segreti che il finale di campagna elettorale è stato un po' turbolento. Lo riassumo io così, così non c'è bisogno che lo fai tu. E invece, nell'ultima intervista, sempre qua all'Arena Biancoceleste, De Marco ha detto: ma Silighini, in fondo, noi abbiamo detto che era un po', proponeva un po' una cosa in stile Draghi. Come la vedi? Come vedi questa apertura di De Marco? Ma Agostino, sai, Agostino è un governativo. Secondo me lui lì nell'angolino, in opposizione, non è nel suo posto e lo sa anche lui. Abbiamo fatto tantissime chiacchierate con Agostino, poi ti ripeto, rientro nella sfera politica privata, quindi nel caso di rendere pubbliche, però Agostino anche lui appartiene alla stessa tradizione politica e culturale. L'ho detto mille volte, quindi questo posso dirlo perché l'ho detto anche alla stampa. Forza Italia non c'entra niente, ma niente, niente, ma niente, niente con i partiti che oggi vengono chiamati sovranisti, che è incluso di un termine un po' particolare, possiamo discutere per ore, ma non è il caso di farlo qua. Forza Italia nazionale non c'entra nulla con il movimento di Salvini, ma zero, sono proprio due cose diverse. Forza Italia è una tradizione europeista, liberale, popolare. E su Saronno, torniamo al discorso di prima, dei cornini della Padania, ancora meno. La casa naturale di Agostino De Marco è qua, dove stavamo insieme tempo fa. Come abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, sono cambiate le mura, ma le anime, i pensieri, le opere, le azioni sono sempre le stesse. Alla stessa Maria Assunta Miglino, posso usare un termine a lei caro, di qua c'è un ensemble moderato, figlia degli stessi ideali di Agostino e di Maria Assunta e di tutti gli amici di Forza Italia. Qua non ci chiamiamo compagni, anche se qualcuno durante la campagna elettorale mi ha pure apostrofato come comunista. Siamo figli della stessa tradizione europeista, liberale, cattolica, usiamo questo termine, popolare. Forza Italia deve capire, avere il coraggio, cosa che non ha avuto prima e non si sa per quale motivo, ci sono tanti sospetti, ma non, prove non ci sono. Forza Italia deve capire che il futuro è nell'area moderata, non certamente con una Lega padana, strapadana, eccetera, eccetera. Quindi Quindi, Agostino, come hai detto prima, ora dalle parole si passa ai fatti. Vieni qua, ci vediamo, eccetera. Quando vuoi, braccia aperte. lo vedi più nel condominio di Casa Eroldi che nel È piedaterra della governativo, De Marco, è Lega. governativo, è governativo.